Innanzitutto vi ringrazio per essere intervenuti, grazie. Questa è un'iniziativa del Comune di Borgo San Dalmazzo che ha invitato i filosofi Diego Fusaro e Nicolaci, Federico, per parlare di un tema che penso che ci appartenga, che comunque ci interessa, anche se il dibattito spesso sull'Europa o comunque sulla nostra realtà che ci circonda è un po', diciamo, un po' latente, e questo mi rincresce un po' da sindaco, perché comunque stiamo attraversando dei momenti particolari, molto difficili, dove io personalmente ogni giorno incontro almeno 5, 6, 10 persone che comunque cercano lavoro, hanno dei problemi di pensione, giovani che non si riesce a dare delle risposte. Certamente non è tutta colpa dell'Europa, certamente non sarà colpa del governo Renzi, però a tutto questo dobbiamo porci delle domande, comunque, se mi passate il termine filosoficamente, porci anche alcune questioni su cos'è la realtà o su come sta andando il mondo. Questo lo sto percependo, lo sto, diciamo, vivendo di prima persona come sindaco di questa città, della quale mi onoro di rappresentare anche questo momento particolare di portare avanti l'amministrazione in modo molto difficoltoso, perché non nascondo che vi sono delle difficoltà. E lo dico spesso e me ne assumo tutte le responsabilità, i sindaci sono rimasti gli ultimi baluardi ad affrontare le persone che ogni giorno soffrono, hanno dei problemi e spesso non riusciamo a dare delle risposte perché o sono macroeconomiche o sono comunque dei problemi che non ci appartengono come comune, e quindi rimane anche un po' la delusione, lo scoramento di sindaco al quale appunto i tuoi concittadini non puoi dare delle risposte. Quindi aziende che chiudono, aziende anche altisonanti che negli anni hanno avuto un grande fulgore, anche grande successo, e oggi chiudono e sono rimaneggiate come posti di lavoro, e a queste persone che perdono lavoro tu non sai dare risposte. Questo è un grande vulnus, una grande ferita che noi amministratori stiamo passando. Io non dico che dietro non ci sia più niente, però comunque lo stato oggi è latente. Vuoi per tanti motivi, adesso non è un discorso politico, non voglio neanche andare a biasimare nessuno, quindi ahimè, lungi da me farlo, però oggettivamente c'è un problema, un sistema che sta collassando, un welfare state che si sta sfaldando, dei problemi che sono enormi e ai quali appunto non abbiamo un'immediata risposta. E allora stasera abbiamo invitato come amministrazione i due giovani che ringrazio. Non dico per darsi delle risposte, perché magari usciremo di qui come prima, sicuramente loro non hanno le risposte, sono giovani filosofi studiosi appartenenti al think tank o comunque persone dell'università che affrontano ogni giorno questi problemi in modo teorico, anche pratico, quindi sicuramente sanno meglio di me di quanto il sistema Italia, il sistema Europa non sta funzionando. Un sistema Europa che, poi lo diranno meglio loro, ha avuto sicuramente dei problemi e ne ha dei problemi. A breve la Grecia avrà le elezioni politiche, mi pare il 25 gennaio, l'euro non sta funzionando, era un metodo funzionalista che Monnet francese negli anni 50 istituì per cercare di mettere d'accordo delle persone, degli stati che non andavano d'accordo dopo la guerra, è stato appunto un metodo sicuramente all'inizio che poteva funzionare, ma oggi non ha dato quelle risposte concrete che tutti ci aspettavamo. L'euro sappiamo bene come sta funzionando, c'è chi vuole uscire, la Grecia in primis, e altre nazioni stanno comunque attraversando dei problemi immani come l'Italia, quindi stasera appunto un po' questo di parlare di Europa, cercare di approfondire meglio il discorso in modo concreto, mi auguro esaustivo, attraverso anche un dialogo diretto tra voi, noi e loro, che sicuramente hanno qualcosa di interessante da dirci. Io vi ringrazio e lascio la parola a Federico, filosofo. Sì, beh, ti presenti tu, almeno così. Grazie. Forse non è acceso però. Sì, poi l'accendo, aspetta, diciamo. Grazie, io sono molto lieto di essere qui stasera a questo incontro organizzato dal sindaco Beretta, che ringrazio per l'invito. Io nel modo il più possibile lineare vorrei provare a svolgere una semplice riflessione a partire dalla domanda che
ci ha convocati qui stasera, e cioè quale futuro per l'Europa. Che cosa significa porre questa domanda dal punto di vista filosofico? Perché noi stasera siamo qui a porla non da un punto di vista generico o da un punto di vista tecnico-economico o da un punto di vista legale, ma da un punto di vista che è quello della filosofia. Allora cosa significa porre questa domanda filosoficamente? Potremmo forse cominciare col dire quello che non significa. Non significa fare delle profezie sul futuro dell'Europa, perché evidentemente la filosofia non ha a che fare con la profezia, no? Ma non significa neanche, dal mio punto di vista, provare a immaginare quali saranno gli scenari futuri dell'Europa, anche se potremmo farlo. Anzi, la caratteristica della grande filosofia è anche quella di portare alla luce le tendenze profonde che muovono un'epoca, se non addirittura di portare alla luce la tendenza profonda, la tendenza fondamentale di un'epoca. E quindi noi potremmo anche provare a individuare quali siano queste tendenze, portarle idealmente a compimento e farci così un'idea di quello che sarà l'Europa in futuro, farci un'idea del futuro dell'Europa. Ma è questo davvero che la domanda ci invita a fare? Forse no, perché se l'ascoltiamo bene, la domanda non ci chiede di fatto, faktisch, direbbero i tedeschi, che cosa sia il futuro dell'Europa, ma ci chiede quale sia il futuro per l'Europa, dove il sottinteso in questa domanda è quale sia il futuro giusto, il futuro corretto, il futuro vero dell'Europa, di contro naturalmente al futuro scorretto, al futuro che non realizza quello che l'Europa è. E la domanda cioè, appunto, non ci chiede che cosa l'Europa sarà, ma quello che l'Europa deve essere. E quindi non ha a che fare con la previsione di stati, di scenari futuri, ma quanto piuttosto con, appunto, che cosa l'Europa debba essere. Quindi con un piano normativo, che riguarda cioè una decisione essenziale sul futuro stesso dell'Europa. Ma il futuro giusto per l'Europa, chi può dire quale sia? Chi può deciderlo? Non è forse ogni tentativo di indicarlo una definizione arbitraria, una convinzione personale, soggettiva, di quello che l'Europa deve essere, imposta magari agli altri, magari all'Europa stessa? Se per esempio cerchiamo su internet le parole Europa e futuro, futuro Europa, troviamo tra i primi risultati un documento della Commissione Europea il cui titolo eloquentemente suona: il futuro dell'Europa è la scienza. The future of Europe is science. Naturalmente il documento lo afferma in modo enfatico. Allora, è davvero questo il futuro per l'Europa? È davvero questo ciò che l'Europa deve essere? Oppure proprio questa determinazione dell'Europa e del suo futuro non è in ultima analisi una imposizione, no? Un'imposizione all'Europa stessa. Allora, come possiamo uscire da questa impasse in cui il discorso sembra arenarsi? Come possiamo decidere che cosa l'Europa debba essere se ogni tentativo di dirlo, ogni tesi, ogni idea sembra ugualmente arbitraria e soggettiva? Facendo, credo, un passo in avanti, e cioè rendendoci conto che interrogarsi su quello che l'Europa deve essere significa interrogarsi sul senso dell'Europa, letteralmente sulla direzione in cui l'Europa deve svilupparsi per realizzare quello che è, per realizzare la sua essenza. Interrogarsi cioè sulla
quale sia la direzione verso quel punto ideale in cui si realizza l'essenza dell'Europa, in cui vi sia la piena conformità dell'Europa con se stessa, non con altro, ma con sé. E quindi abbiamo detto, restringiamo la domanda, futuro, quale futuro per l'Europa, non quale sia il futuro dell'Europa, ma quale sia la direzione nella quale l'Europa debba svilupparsi. E interrogarsi su che cosa l'Europa debba essere equivale a interrogarsi sul senso dell'Europa. Interrogarsi sul senso significa interrogarsi sulla direzione del suo sviluppo, perché evidentemente, per quanto molteplici possano essere le opinioni, le convinzioni su quello che l'Europa deve essere in futuro, alla fine due sono le possibilità. O questa idea di quello che l'Europa deve essere, queste molteplici idee di quello che l'Europa deve essere, vanno nella direzione di realizzare l'essenza dell'Europa, oppure no, oppure la tradiscono. E allora si pone appunto la questione di provare a determinare ciò che realizza l'essenza dell'Europa. E per fare questo occorre, a mio avviso, ritornare all'inizio dell'Europa, all'inizio dello spirito europeo. E che cosa troviamo all'inizio dell'Europa? Troviamo la filosofia. La filosofia, che è, come sapete, forse il prodotto tipico dello spirito europeo, la prima e la più grande espressione dell'Europa. È un atteggiamento spirituale che irrompe sulla scena della storia e segna in profondità quello che l'Europa è, segna in profondità l'identità dell'Europa. E al punto che potremmo dire la nascita della filosofia, di questo atteggiamento spirituale, coincide con la nascita spirituale dell'Europa stessa. Europa o filosofia, appunto. Una filosofia che, come ricordava un grande filosofo, è nata grande, quindi non si tratta di un processo di accrescimento, quanto forse di un processo di decadenza, se pensiamo a quello che oggi la filosofia è per noi comunemente. La filosofia si è ridotta ad essere indagine, spesso questa è la filosofia analitica oggi, per esempio, indagine sulle condizioni di validità logico-grammaticale del nostro discorso, del nostro linguaggio. Una costruzione di un edificio vuoto di concetti astratti, questo è spesso oggi la filosofia. O comunque un sapere del tutto irrilevante, marginale rispetto alle dinamiche del nostro tempo. Ma appunto questa concezione, questa comprensione della filosofia che oggi è dominante, come di un'indagine intorno alle condizioni logico-grammaticali, logico-analitiche del nostro discorso, è appunto quanto di più lontano vi sia da quella filosofia la cui nascita, appunto, abbiamo detto, segna appunto la nascita stessa dell'Europa, segna l'atto di nascita dell'Europa stessa. E come possiamo allora definire questa filosofia, questo atteggiamento spirituale che abbiamo detto definisce quello che l'Europa è? A mio avviso lo possiamo compendiare in quell'imperativo che i greci avevano scolpito sul tempio di Delfi, sul tempio di Apollo appunto a Delfi, e cioè conosci te stesso, gnosis auton, conosci te stesso. Un imperativo in cui, a mio avviso, è scolpita la sintesi fondamentale dell'esperienza della grecità. E conosci te stesso. Questo è un compito, naturalmente, un compito a cui l'imperativo indica come meta per l'uomo europeo.
e non solo per l'uomo europeo, ma per l'umanità in quanto tale. Conosci te stesso. E naturalmente si tratta di un compito, questo che irrompe con la grecità, un compito infinito, un compito inesauribile, perché mai potremo effettivamente conoscere noi stessi. Come dice Eraclito, mai potrai trovare i confini dell'anima per quanto tu percorra le sue vie, così profondo è il suo logos, diceva appunto Eraclito. Ma appunto allora ci potremmo anche chiedere, allora forse Dio di Delfi si sta burlando di noi, perché ci indica un compito che non può mai essere portato a termine, proprio perché non potremo mai, dice Eraclito, trovare i confini dell'anima. E così molti hanno pensato questo. Il motto delfico rappresenta una forma di ironia nei confronti della condizione umana. Però a mio avviso non è affatto così, perché anzi, proprio la scoperta che non potremmo mai, mai portarlo a termine, segna al contempo la scoperta della trascendenza dell'uomo, cioè il fatto che appunto la cui consapevolezza risplende per la prima volta con la Grecia, con la grecità, che l'uomo non è riducibile ad un ente finito, non è riducibile a appunto cosa, ma è quell'ente finito capace di accogliere in sé l'infinito. I confini dell'anima non li potrai mai trovare. Questo è appunto il senso di quel detto di Eraclito, il fatto cioè appunto l'essere abisso da parte dell'uomo, il suo non essere riducibile ad ente finito. E naturalmente qui noi sentiamo gli echi di un discorso che poi verrà sviluppato successivamente, cioè il fatto che nell'abissalità dell'uomo si specchia l'abissalità, si riflette l'abisso di Dio, si riflette quindi l'abisso di Dio. E attenzione, perché solo sull'essenza trascendente dell'uomo, che viene qui per la prima volta evocata, si può fondare la dignità dell'uomo, la dignità assoluta dell'uomo, per giungere alla consapevolezza della quale l'uomo è chiamato instancabilmente a conoscere se stesso, a conoscere se stesso, ad uscire da quella caverna platonica che non è un luogo fuori di noi, ma è nella nostra più intima essenza, è l'oscurità intorno alla nostra natura divina, appunto, alla nostra vera natura, appunto, alla nostra essenza trascendente, per usare un linguaggio filosofico e non teologico. Motivo per il quale la filosofia si configura da ultimo come una lotta etica per la chiarezza, per la verità, per appunto questa liberazione dall'oscurità intorno a sé, e quindi è ricerca della chiarezza intorno a sé. L'Europa è quindi questo spazio di senso, potremmo sintetizzare, che si è formato nel tentativo, mai certamente pienamente realizzabile o compiuto, di intessere la trama della storia di questi riferimenti alla trascendenza dell'uomo. Questi riferimenti cioè all'essenza trascendente dell'uomo. E peraltro è proprio in virtù appunto di questa essenza trascendente che all'uomo è chiesto di conoscere se stesso, di procedere instancabilmente verso se stesso, che è un compito appunto a cui l'uomo non potrà mai dire di aver compiutamente corrisposto, per il fatto che appunto è un compito inesauribile, perché l'esserci siamo un abisso infinito a noi stessi. E appunto, ma questo è anche il motivo per cui la filosofia che nasce con i greci grande si configura come praxis originaria.
l'idea della filosofia come un sapere irrilevante che non ha a che fare con l'agire è un'idea posticcia della filosofia. La filosofia nasce appunto come praxis originaria, non come la costruzione appunto di un edificio di concetti astratti, perché non ha appunto a che fare con l'analisi logica, con l'analisi del linguaggio, eccetera. La filosofia è un appello rivolto all'uomo affinché scopra se stesso, e cioè è un cammino di umanizzazione, è un cammino di umanizzazione, rendere l'uomo pienamente se stesso, portarlo a dispiegare la sua essenza, far fiorire ciò che è, e dunque condurlo ad essere libero, da ultimo, condurlo ad essere libero. Ed è in quanto praxis originaria, cioè sapere che vuole orientare la vita dell'uomo verso la sua riuscita, orientare la vita dell'uomo verso la sua riuscita, portare cioè l'uomo a dispiegare la sua humanitas, che appunto la filosofia è essenzialmente politica. Non è che nasca la filosofia e poi vi sia anche la cosiddetta filosofia politica, così come la filosofia del linguaggio e tutte le filosofie di cui sentite parlare. La filosofia nasce essenzialmente come un sapere rivolto alla polis, quindi un sapere essenzialmente politico, perché appunto rivolta all'uomo che abita la polis. E non solo, ma appunto un discorso che tenta di plasmare la polis, affinché la vita stessa della polis diventi il luogo in cui l'essenza dell'uomo possa fiorire, possa dispiegarsi, possa realizzarsi appunto l'umanità dell'umano. Questa è in estrema sintesi la vocazione originaria della filosofia, portare appunto l'uomo ad una forma di felicità, alla piena riuscita della propria vita. Se non capiamo questo, non capiamo nulla dell'Europa e neanche della filosofia, naturalmente. Però capite perché la filosofia possa aiutare, possa contribuire al dibattito intorno al futuro dell'Europa. Proprio perché filosofia ed Europa sono la stessa cosa. L'Europa nasce con l'emergere di questo atteggiamento spirituale, di questa istanza, con questo imperativo, conosci te stesso. La filosofia è l'anima dell'Europa. Per questo che nella filosofia che si gioca la salvezza o la perdizione dell'Europa, oggi, anche oggi. E quindi l'Europa è, potremmo dire, in ogni momento al bivio. Ogni istante si decide della sua salvezza, ogni istante si decide il suo futuro, perché? Perché la filosofia può tradire questo suo inizio, questo suo carattere fondamentale, oppure lo può realizzare, lo può far fiorire, dispiegarlo in tutta la sua bellezza. E quindi, quale futuro per l'Europa? Per tornare appunto alla domanda con cui abbiamo iniziato. Beh, quel futuro, evidentemente, in cui il carattere dell'Europa fondamentale, il carattere fondamentale dell'Europa venga messo al centro di un progetto di costruzione dell'Europa unita, di un'Europa unita in quanto finalmente consapevole di sé. Questa è, a mio avviso, la vera unità dell'Europa, la vera Unione Europea. E l'unità della consapevolezza, essere cioè uno spazio di senso comune al cui centro c'è l'umanità dell'umano, come telos, cioè come fine c'è l'umanità dell'umano, che ciò appunto a cui l'imperativo delfico e anche il messaggio cristiano, poi, perché il messaggio, la rivelazione cristiana avrebbe indicato come compito all'uomo la stessa meta, anche se per altra via, condurre cioè l'uomo, quanto riguarda la rivelazione cristiana, a riscoprire in sé l'immagine divina che lo abita. Ma appunto l'idea è sempre la stessa,
L'idea cioè di un cammino di umanizzazione in cui l'uomo giunga alla piena coscienza, alla piena consapevolezza di quello che è. Ora, qual è il rischio che l'Europa oggi sta correndo? O forse in cui è già sprofondata del tutto, a mio avviso? È un rischio di idolatria. In che senso è un rischio di idolatria? È un rischio di idolatria nel senso che al centro, come fine ultimo, oggi non sta più la fioritura dell'uomo, il dispiegamento della sua natura divina e così via. Ma cosa sta al centro? Sta l'avanzamento dell'impianto tecnico, scientifico, economico. E il grande idolo, potremmo dire, al quale l'Europa sembra aver venduto l'anima. E che cos'è questo idolo? È, per dir così, una fede passiva, una obbedienza passiva in quelle potenze, la tecnica, la scienza, l'economia, che promettono di edificare il regno promesso di utopia, il regno promesso cioè di una salvezza. L'Europa vive cioè oggi la condizione di essersi lasciata sedurre da queste forze, da questa promessa di salvezza, perché la tecnica, l'economia e la scienza alla fine non sono che questo, una promessa di salvezza, forse la più grande promessa di salvezza, la più grande menzogna intorno alla salvezza che sia stata evocata dalla storia dell'Occidente. Forse ben più grande del nazismo e del comunismo è proprio questa promessa di salvezza veicolata dal progresso e dall'avanzamento tecnico, scientifico ed economico. E qual è il punto? Che avendo come meta una salvezza immaginata come da raggiungere con il progresso tecnico, con l'avanzamento tecnologico, scientifico e anche con l'avanzamento economico. L'idea cioè si debba crescere infinitamente, sempre la stessa idea. E ripeto, avendo come meta una salvezza immaginata come da raggiungere attraverso questo avanzamento, l'uomo dimentica che cosa? La meta a cui l'imperativo lo esortava e lo invitava a tendere, cioè se stesso. Pensate al fatto che oggi sappiamo, in generale l'uomo sa tutto di ciò che è inessenziale, di ciò che non lo riguarda in maniera originaria, e nulla più di se stesso. Esattamente l'opposto di quanto l'imperativo indicasse come meta, appunto. E questa dimenticanza si riflette nitidamente nella crisi anche educativa, volendo. Pensate al fatto che l'educazione ha cessato di essere formazione dell'uomo per ridursi ad essere trasmissione, ad accumulazione di conoscenze tecniche, conoscenze funzionali all'apparato tecnico, scientifico ed economico. L'uomo cioè, anziché essere aiutato, come la filosofia nell'inizio intendeva, anziché essere aiutato a far fiorire la sua virtù, far fiorire la sua umanità, è usato, è ridotto a operare, potremmo dire, dell'impresa tecnico-scientifica economica, e l'Europa, le istituzioni europee, che dovrebbero essere l'istituzione al singolare capace di dare oggettività allo spirito europeo, è oggi del tutto appiattita su questa sradicante istanza di incessante avanzamento che la tecnica, la scienza e l'economia richiede. Le istituzioni europee oggi sono questo. E quindi noi viviamo la condizione drammatica di un uomo sempre più piccolo e di una macchina tecnica, economica, scientifica sempre più potente, sempre più grande. E l'Europa è oggi integralmente al servizio di queste potenze che hanno sedotto con la loro promessa di salvezza
lo spirito europeo. Quindi vedete che il grande rischio, il grande pericolo che l'Europa sta correndo ci riguarda da vicino, ed è il pericolo di perdere da parte dell'Europa la propria anima, di perdere, cioè, o meglio, per parlare fuori di metafora, il grande rischio di rinchiudere l'uomo nell'ignoranza, nell'oscurità intorno a se stesso, a quello che è, alla propria natura, al proprio valore assoluto, potremmo anche dire, che è fondato nel fatto che l'uomo è per essenza in rapporto con l'assoluto. Questo che fonda il valore assoluto dell'uomo, il fatto di essere in rapporto con l'assoluto, di cui è momento essenziale. Hegel, un grande filosofo tedesco, diceva che l'uomo deve giungere alla consapevolezza, alla coscienza di essere parte del movimento in cui consiste la vita di Dio, e quindi giungere alla consapevolezza della propria divinità, giungere alla consapevolezza della propria divinità, che è esattamente ciò a cui il culto per il tecnoimpianto ci sta chiudendo, ci sta impedendo di giungere. E solo da quella consapevolezza, però, a mio avviso, che può sprigionarsi il vero appagamento per l'uomo, la vera salvezza, per dire così, in termini teologici. Quell'appagamento del nostro esserci che ci schiude effettivamente alla gioia, nella felicità. Molto diversamente da quella promessa di salvezza che viene ogni volta posta dal progresso tecnico, scientifico ed economico, che ci illudono continuamente con una promessa di salvezza che è sempre rimandata, sempre al di là. E non è un caso forse che l'epoca che viviamo è la più tecnologicamente evoluta della storia e al contempo la più infelice, la più triste. Allora, il pericolo che stiamo correndo, e mi avvio alla conclusione di questo breve intervento, è un pericolo che quindi ci riguarda da vicino. È il pericolo di smarrire il senso della nostra stessa umanità, che invece la filosofia, nel senso originario, è come cammino verso noi stessi, come incessante, diciamo, ricerca di se stessi, aveva invece di mira. E chiudo quindi questo mio intervento sul futuro dell'Europa e sul pericolo che l'Europa sta correndo, citando un celeberrimo verso di un poeta tedesco, Friedrich Hölderlin, il quale, anche nella situazione di profondo smarrimento e di pericolo in cui versa l'Europa, ci incoraggia a non disperare. Perché il pericolo è grande, ma, come dice appunto il poeta, laddove cresce il pericolo, cresce anche ciò che salva. E quindi speriamo che questa possa essere davvero la profezia di un poeta. Grazie. Grazie, grazie Federico per la sua ottima lucida disamina. Ma io mi chiedo, cos'è concretamente l'Europa? Qual è il riverbero, qual è l'impatto su noi cittadini che ogni giorno viviamo l'Italia? Ecco, allora, al di là dei sei paesi fondatori di cui l'Italia c'è nel 57 nel Trattato di Roma, ma da allora cos'è successo? Oggi i comuni, il cittadino, che percezione ha dell'Europa? Io penso quasi zero, l'abbiamo visto nelle elezioni europee la scorsa primavera, e penso che, come diceva un grande scrittore, Hazard, ci sia una crisi della coscienza europea. Cioè, noi viviamo in Europa ma non abbiamo quella percezione. E questo è cos'è che ci chiede tutti i giorni, cosa ci chiede l'Europa? Ci chiede dei grandi sacrifici, un'austerità indicibile, perché comunque il patto di stabilità, per entrare nel concreto, è una cosa aberrante, perché va bene che noi dobbiamo stare come Stato, in Europa il rapporto deficit-PIL 3%, rapporto debito-PIL 60%, che oggi mi pare sia 140, qua 137%,
E queste le grandi domande che dobbiamo porci, e cosa stiamo sacrificando? Stiamo sacrificando posti di lavoro, stiamo sacrificando delle aziende, delle elite che ci hanno caratterizzato nel mondo, e grazie anche alla lira, grazie anche alla svalutazione, ci permettevano di esportare. Oggi l'euro è andato al minimo storico, mi pare, col dollaro, quindi ci permetterà magari di avvantaggiare le esportazioni, però fino ad allora la lira è stata, con tutto quello che si possa biasimare e criticare, è stata una forza dell'Italia. E oggi, aderendo all'euro dal 2002, secondo me ci ha impoveriti, e l'Europa ci ha chiesto un sacrificio maggiore di quello che dovevamo dare, e l'ha chiesto soprattutto tramite una legge italiana ai comuni, agli 8.000 comuni che devono garantire un rientro del debito pazzesco, e mi pare che sia circa 8 miliardi quello che stanno pagando i comuni all'Italia per stare in queste famose cifre, rapporti debito-PIL e deficit-PIL. E questo è il grande vulnus, il grande impoverimento dell'Italia, perché poi dopo, per tornare in concreto, un sindaco deve aumentare le tasse, perché comunque lo Stato non trasferisce più, cerca di tagliare laddove può, e il sindaco deve aumentare la TASI, la TARI, per entrare nel concreto, e l'IMU. È questo che ci chiede l'Europa tramite l'Italia, e questa è la grande disorganizzazione, secondo me, dei comuni nei confronti di uno Stato che a colpi di decreti cambia opinione ogni giorno. Oramai lo vedo io nell'ufficio ragioneria, negli uffici tecnici, quanto sia ormai impossibile governare un comune, perché si cambia regole ogni giorno. Quindi è questo il grande tavolo a cui noi dobbiamo giocare, e l'Italia deve giocare. Un'Europa che è partita per fare un'unione politica attraverso l'economia, ed oggi è solo un'unione economica, un'unione di fatto, ma de jure, come dite voi, ma non di fatto non c'è. L'abbiamo visto con il Marò, si è visto che manca una politica estera, manca una politica comune, manca un federalismo fiscale. Manca un'idea, e questo è tutta una cosa raffazzonata con la quale noi comuni, cittadini normali, dobbiamo concorrere. E questo è la grande discrasia. Allora, veramente, adesso io sono un federalista convinto, ma che ci sia un'Europa federale, ma che ci sia davvero, ma c'è l'intenzione di farla? Secondo me no, la Germania non ha interesse, la Francia nemmeno, l'Inghilterra nemmeno, l'Italia, noi siamo diciamo dietro, quindi facciamo quello che dicono loro. Quindi ecco, partiamo dalla concretezza di queste cose. Mario Draghi sarà chiamato il 22, mi pare, di gennaio a comprare i titoli di Stato e di debito pubblico di ogni Stato, e questo grande, cosa succederà? Viene iniettata liquidità di nuovo in Europa per aiutare chi? Le aziende, le persone, le famiglie. Ci sarà, ecco, una risposta concreta a questo rilascio di nuova liquidità o no? Se gli Stati hanno perso anche la sovranità di battere moneta, non so se questo sia veramente l'euro efficace ed efficiente. Io penso di no, anche se sono un europeista convinto, ma l'euro non ha dato quelle risposte di cui ci aspettavamo. Allora ripartiamo dalla concretezza, e mi riferisco anche ai fatti successi a Parigi. Che incidenza hanno avuto sull'Europa? Io penso notevole, appunto la mancanza di una politica estera, la mancanza appunto di un'idea, che ha fatto sì che anche l'immigrazione non sia totalmente condotta come si dovrebbe, come si vorrebbe. L'Italia, diciamo che geograficamente è ventre molle, la pancia molle, perché attraverso l'Africa provengono tanti immigrati, poi si vanno verso il nord o comunque si fermano in Italia. Però ecco, queste politiche non hanno funzionato, quindi ora passo la parola a Diego per magari ricollegarsi ai fatti avvenuti settimana scorsa a Parigi. Grazie. Si è usata l'espressione altamente equivoca di europeismo, che è un'espressione ampiamente abusata nel dibattito contemporaneo, ed è una di quelle espressioni che dicono tutto e il contrario di tutto, perché in fondo chi non è europeista? Se per europeismo intendiamo l'idea di Europa anche prima evocata, l'idea dei popoli, l'idea della democrazia, della fratellanza fra i popoli, l'idea della identità europea come parte integrante della nostra storia. Da questo punto di vista credo che, salvo rare eccezioni di soggetti di per sé privi di interesse, nessuno non sia europeista. E tuttavia bisogna fare molta attenzione
distinguendo ciò che l'Europa come ideale è, e da questo punto di vista è difficile trovare qualcuno che non si definisca europeista, da ciò che invece è l'odierna Europa. E a quel punto diventa molto più difficile, dal mio punto di vista almeno, definirsi europeisti, se per europeismo si intende appunto l'adesione o l'accettazione dello status quo in cui si trova l'odierna Europa. Quindi quando si parla di un tema così scivoloso come quello dell'Europa, oggi bisogna con grande accuratezza, dal mio punto di vista, distinguere fra l'idea di Europa e la realtà europea odierna, pena se no il creare tutta una serie di equivoci tali per cui chi critica l'odierna Europa passa automaticamente per essere contro l'Europa, o semplicemente chi è per l'idea di Europa deve necessariamente aderire a questa Europa e difenderla in quanto tale. Il caso di chi sta parlando è il caso di una persona che si identifica pienamente nell'idea di Europa e proprio in nome di quell'Europa è critico verso la odierna realtà europea. Anzi, vi dirò di più, chiunque ami l'idea di Europa non può non riscontrare nell'odierna realtà europea la più perversa negazione di quell'idea. Se noi prendiamo in esame, si potrebbero naturalmente esplorare tutta una serie di autori, di testi molto variegati, ma ad ogni modo se noi prendessimo in esame tutti i grandi testi fondativi della tradizione europea, tutti i grandi non solo filosofi ma letterati, poeti, storici che hanno sottoposto l'attenzione filosofica e non solo filosofica l'idea di Europa nella storia, ebbene noi riscontreremmo di necessità il fatto che proprio in nome di quell'idea si può essere critici verso l'odierna realtà europea. Vogliamo prendere ad esempio, faccio due nomi a caso fra i molti possibili, due nomi particolarmente illustri, Salassandir, Kant e Husserl, uno nel Settecento, l'altro nel Novecento, hanno in modi differenti messo a tema l'idea di Europa, riconoscendo nell'idea stessa di Europa un obiettivo in cui si realizza il telos della ragione occidentale, come dice Husserl nel suo testo, che in realtà è una raccolta di testi intitolato L'idea di Europa, o, come dice Kant, l'idea della realizzazione di una confederazione di stati liberi e uguali. Ebbene, in queste idee, che qui ho semplicemente accennato in maniera impressionistica, che pure sono diverse fra loro, evidentemente se noi commisuriamo questi due ideali all'odierna realtà europea, dobbiamo non soltanto riscontrare la distanza abissale tra l'ideale e il reale, ma di più, in nome dell'ideale stesso di Europa, dobbiamo essere, se vogliamo essere coerenti, contro l'odierna Europa del fiscal compact o pareggio di bilancio, che dir si voglia, la spending review, tutti questi termini artatamente impiegati ed esunti dalla lingua inglese, che hanno una funzione, diciamo così, da un certo punto di vista triplice. Ecco, questo uso che si fa ubiquitariamente dell'inglese, tutto fuorché innocente, perché serve per un verso a rimuovere l'identità dei popoli europei, e tornerò su questo tema, coartandoli all'uso di una lingua che non è la loro, evidentemente, che non è la lingua dei francesi, degli italiani o dei greci. Secondo, serve a utilizzare una sorta di autorevolezza non giustificata, come se appunto quando si dice spending review piuttosto che austerity si ponesse in essere una figura di autorevolezza tale per cui, essendo quella una parola inglese degna di per sé della massima autorevolezza, non se ne può neppure discutere, una cosa che piove dall'alto, che sì, peraltro questa figura quasi divina si iscrive nel noto teologumeno "ce lo chiede l'Europa", no? È una forma evidentemente religiosa con cui viene presentata come una necessità insindacabile ciò che invece la ragione vorrebbe e dovrebbe discutere. E poi la terza funzione dell'uso della lingua inglese all'interno della realtà europea oggi è l'essere tale uso l'equivalente del latinorum di manzoniana memoria, no? Di ingannare
i poveri diavoli che non riescono ad addentrarsi nelle questioni, perché se voi andate per strada e chiedete alle persone che cos'è il fiscal compact o la spending review, dubito che molte di esse siano in grado di rispondervi in maniera convincente. Ad ogni modo, ho fatto questa piccola premessa per dire una cosa di per sé ovvia e banale, ma compito primario della filosofia da Socrate in poi è mettere in discussione l'ovvio e il banale, appunto, cioè sottoporre all'attenzione critica ciò che solitamente invece viene assunto come non da discutersi, come da accettarsi supinamente, laddove invece lo sguardo critico della filosofia richiama l'attenzione esattamente su quei punti che vengono assunti come se fossero naturali o non degni di essere discussi, ad esempio l'idea stessa che sia una cosa giusta e buona l'odierna Europa, no? Non faccio solo riferimento, per dirne una, alle pubblicità televisive che vengono rilanciate in maniera ossessiva con cui viene propagandata l'Europa come se fosse una realtà indiscutibile, appunto, no? Peraltro c'è anche quella curiosa e divertente da un certo punto di vista, ma di un divertimento tale che appunto farebbe ridere se non facesse piangere, quell'avvertimento che dice, dopo la pubblicità di magnificazione dell'Europa, dice per informare, non per influenzare, una cosa così, no? Che è una classica excusatio non petita, evidentemente. Ma ad ogni modo, appunto, compito della filosofia è discutere, anche perché no, se sia giusto oppure no stare in Europa, stare all'interno di questa Europa che utilizza questo nome venerando per far passare invece delle politiche che nulla hanno a che fare con l'ideale di Europa, sia esso quello di Kant, di Husserl e così via. Questa è la domanda che bisogna porsi in tutta schiettezza e che invece il sistema mainstream, ho usato l'inglese apposta per dare appunto contezza di questo sistema quasi religioso, no? Che appunto pontifica in maniera indiscutibile, a mo' di pensiero unico, come appunto si dice, no? La fabbrica dei consensi, il mainstream mediatico, il pensiero unico, sono tutte formule diverse ma che sono convergenti perché puntano l'attenzione esattamente su questa creazione artefatta di un consenso che non dico che non possa essere scalfito, ma nemmeno può essere messo in discussione. Quello che è più inquietante, non dico tanto in serate come queste in cui si può discutere apertamente se l'Europa sia bene oppure no, ma ad esempio nelle trasmissioni televisive o sui giornali si ha quasi paura a proporre una via alternativa rispetto a quella dominante, si ha paura di essere diffamati, silenziati, fatti passare per terroristi quasi. Ad esempio, per riagganciarci anche alle vicende all'ordine del giorno degli atti di terrorismo, no? Avvenuti in Francia, chi ha il coraggio di mettere in discussione veramente la verità che ci è stata presentata urbi e torbi su tutti i canali televisivi, su tutti i giornali all'unisono, no? Chiunque osi metterla in discussione non viene preso sul serio come potenziale così interlocutore di una discussione alla pari, ma viene subito delegittimato come complottista, come legittimatore del terrorismo, magari, così via. Ecco, questa è la situazione più pericolosa, quella che si presenta come la situazione meno, diciamo così, urgente di necessità, in cui tutti riconoscono una visione confermata e indiscutibile. C'è un passo molto bello, si poteva citare molti autori, ma ho detto che si potrebbe citare Heidegger a questo proposito, il quale nel suo testo Beiträge, i contributi alla filosofia, dice a un certo punto che la situazione più di emergenza e di necessità è quella in cui sembra che non vi sia più alcuna necessità, in cui non vi sia alcuna emergenza, cioè in cui sembra che tutto sia ricondotto, potremmo rendere così il discorso di Heidegger, a una situazione pacificata di riconoscimento unanime di una realtà. Ecco, secondo me il compito della filosofia anche dovrebbe essere oggi scuotere le coscienze rispetto a queste verità inerziali. Se non fosse che i filosofi, purtroppo, si potrebbero citare anche qui molti esempi, non solo nostrani, anziché socraticamente svolgere il ruolo di
critici rispetto alle verità inerzialmente accettate dalla polis, anzi dalla cosmopolis in questo caso, sono passati dall'altra parte della barricata e sono legittimatori della visione dominante. Questo è il dramma della cultura oggi, che è composta in larghissima parte da un banco di pesci che segue le correnti del politicamente corretto e della visione del pensiero unico, legittimandola con il proprio pensiero. Questa è la situazione più drammatica da un certo punto di vista. Ad esempio, se uno volesse maliziosamente, non si tratta qui di essere complottisti, ok, se uno volesse porre la domanda, l'unica domanda fondamentale che secondo me andrebbe posta all'indomani delle stragi parigine, la domanda, l'antica domanda latina, cui prodest? Chi trae beneficio da questa strage efferata che tutti giustamente condannano? Ma chi ne trae beneficio? Di sicuro, evidentemente non quelli che l'hanno subita, ma di sicuro nemmeno l'Islam, il tanto diffamato Islam, che evidentemente passa per religione totalitaria, criminale e così via. E a poco giova il fatto che ci sia stato l'eroico islamico che ha salvato le vite umane, di cui nessuno si ricorda, perché tutti ormai abbinano automaticamente della vittoria del pensiero unico Islam a terrorismo, a esplosione e così via. E appunto in questo scenario diventa quasi impossibile discutere anche solo razionalmente di quello che è successo. Diventa una sorta, ci troviamo al cospetto di una sorta di pensiero unico che anche solo mettere in discussione provoca l'accusa per chi lo mette in discussione di essere un complottista o esso stesso un terrorista. Questo è il punto in cui siamo. Allora, se noi ci poniamo la domanda a cui prima facevo riferimento, cui prodest, evidentemente si possono trovare delle risposte senza nemmeno sforzarsi troppo, riconoscendo ad esempio, insomma, la strage del terrorismo di non molti anni fa dovrebbe averci anche svegliato le coscienze, cioè il fatto che in questo modo si potranno fare restrizioni della libertà in nome della sicurezza, cioè far accettare ai popoli d'Europa appunto restrizioni della loro libertà in nome del mito della sicurezza. Tra l'altro mi ha molto incuriosito il fatto che continuamente si sia parlato in questi giorni della libertà come valore identificante, connotativo della odierna Europa, dei popoli d'Europa, e poi tutti i vari governanti hanno riconosciuto, non solo quelli italiani, naturalmente, hanno riconosciuto la necessità di garantire più sicurezza restringendo la libertà, cioè quel valore che veniva sempre magnificato come fondamentale. Addirittura c'è stato chi ha fatto subito, devo dire con una certa onestà nella stupidità generale, cioè ha detto subito quello che si sospettava già, cioè già si prepara una guerra, bisogna fare guerra, è stato detto da qualcuno. E appunto lo scenario in cui ci troviamo è questo: primo, verranno ristrette le libertà dei popoli europei, addirittura c'è già chi mette in discussione Schengen, no? Cioè, voglio dire, ne discutevamo anche con l'amico Federico, se c'era un aspetto positivo, forse l'unico, uno dei pochissimi dell'odierna Unione Europea, era il fatto che ci si poteva muovere liberamente da Roma a Parigi a Berlino, no? Oggi invece toglieranno probabilmente anche quest'unico aspetto positivo e lasceranno il paradosso dei paradossi, cioè il fatto che gli uomini dovranno muoversi col passaporto di nuovo e le merci invece si muoveranno liberamente da Parigi. Appunto, il perfetto, non conosco immagine migliore per descrivere l'odierna Unione Europea, no? L'Unione Europea delle merci, della finanza, delle banche, in cui gli uomini invece dovranno usare il passaporto. Quindi questo è un aspetto interessante e inquietante che deve essere discusso. Qui appunto siamo all'indomani di quello che è successo pochi giorni fa a Parigi, quindi hegelianamente il volo crepuscolare della filosofia non può innalzarsi finché la realtà non si è ancora assestata, però possiamo svolgere alcune considerazioni così tra noi su questi argomenti così all'ordine del giorno. Quindi questo sicuramente l'11 settembre costituisce una chiara analogia storica. C'è anche stato chi ha parlato a proposito della strage parigina di un 11 settembre europeo, non so se ha torto o ragione, ma sicuramente l'11 settembre
può costituire una feconda analogia storica a cui riferirsi. All'indomani dell'11 settembre c'è stato un restringimento coatto delle libertà degli individui, che hanno cominciato a essere controllati in maniera, come dire, in maniere che in tempi di pace nessuno avrebbe accettato, evidentemente. No? Si usa questa strategia dell'emergenza per costringere i cittadini ad accettare a cuor leggero ciò che in una situazione non di eccezione essi mai accetterebbero, evidentemente. Questo è un primo aspetto su cui è bene riflettere. Un secondo aspetto, apparentemente meno centrale per il tema di questa sera, è il fatto che si prepara l'ennesima guerra, l'ennesimo bombardamento umanitario. Anche qui richiamarsi al passato e alla storia magistra vitae ancora una volta può essere utile. Ogni qualvolta dal 1989 ad oggi si è sventolata la bandiera dell'antiterrorismo, sempre poi si è utilizzata questa bandiera per legittimare aggressioni di tipo, non saprei qualificarle altrimenti, di tipo imperialistico. Dopo l'11 settembre c'è stato l'Afghanistan, no? Appunto il nobile ideale sventolato era quello della difesa dei diritti e delle libertà degli americani, ma l'obiettivo, nemmeno troppo larvato, era quella dell'occupazione di un'area nello scacchiere geopolitico che un tempo non apparteneva agli Stati Uniti e cui gli Stati Uniti appunto hanno pensato bene di piazzare i loro contingenti. E appunto dall'89 ad oggi, badate bene, sempre all'interno di quella che io chiamo, con il mio maestro Costanzo Preve, chiamo la quarta guerra mondiale, no? La terza è stata la guerra fredda, la quarta è quella che gli Stati Uniti d'America, vincitori della terza, hanno dichiarato a tutti gli stati del mondo ancora resistenti, no? Iraq, Jugoslavia, così via, insomma, Libia recentemente, esatto, l'Afghanistan stesso e così via. Dove appunto si sono sempre intrecciate due ideologie, quella del terrorismo, no, perché morto il nemico comunista, Berlino 1989, bisognava pure inventare un altro nemico. E il nuovo nemico è diventato il terrorista, evidentemente. Il terrorista. Se voi leggete il discorso del presidente Bush all'indomani del crollo delle Twin Towers, ricorre ossessivamente questa ideologia del terrorista. Il nemico è il terrorista, col terrorista non si può scendere a patti, bisogna solo neutralizzarlo, o siete con noi o siete con loro, e così via. E l'altra grande ideologia è quella della che Leo Strauss, con le categorie di Leo Strauss, filosofo della politica, io chiamo la reductio ad Hitlerum, cioè ridurre il nemico alla stregua del nuovo Hitler, di modo che sia poi legittimata la nuova Hiroshima sempre. È stato il caso dell'Iraq di Saddam Hussein, è stato il caso della Serbia di Milosevic, è stato il caso poi di nuovo dell'Iraq, è stato il caso della Libia, anche di Gheddafi, anche egli etichettato come nuovo Hitler, traduzione di Hitler, appunto. In questo modo, se tu prepari il terreno dell'opinione pubblica, sempre gestita artatamente, prepari il terreno dell'opinione pubblica creando nuovi Hitler, evidentemente poi hai il campo aperto per praticare nuovi Hiroshima. E questo è stato storicamente. Tra l'altro si creano poi intrecci curiosi anche in queste due ideologie, per cui adesso si vuole bombardare l'ISIS e il terrorismo, laddove ad esempio in Siria si stava per bombardare Assad, cioè colui che in realtà in quelle aree combatteva contro il terrorismo. Quindi si crea un cortocircuito perverso tra queste due ideologie di legittimazione della guerra imperialistica. Ma questo è un altro tema su cui non voglio avventurarmi oltre. Terzo punto, all'indomani della strage francese, aspetto su cui vorrei concentrarmi più estesamente, il fatto che questo evento tragico costituisce, ed è evidente dalle immagini con cui siamo stati bombardati in questi giorni, scusate il gioco di parole, è appunto un termine non innocente questo, costituiscono una sorta di legittimazione dell'ideologia europea, no? L'immagine di ieri di tutti
aguriori dell'Europa che marciano a braccetto, credo che sia ad alto impatto ideologico. Ci vuole più Europa, sarà il motto che sentiremo, chissà, già lo sentivamo parecchio prima, ma adesso diventerà un refrain ubiquitario, un mantra, ritornerà ossessivamente, ci vuole più Europa, per cui verrà ulteriormente delegittimata la posizione di chi anche timidamente osa mettere in discussione l'odierna Europa della finanza, dell'euro e del fiscal compact, che non ha nulla, ripeto, a che fare con l'Europa di Kant, di Husserl o appunto dei greci stessi, no? E ognuno sceglie le radici che vuole dell'Europa. Dal mio punto di vista l'Europa esiste proprio, piccola parentesi, come strutturale coacervo di identità differenti, in cui l'identità cristiana esiste accanto all'identità greca, all'identità illuministica, all'identità marxista, tutte le identità che sono sorte sul terreno dell'Europa e che sono frutti a loro modo della civiltà europea, e che appunto esiste tale civiltà europea proprio nella pluralità irriducibile delle sue manifestazioni di cultura, di lingua, di tradizioni, e che proprio l'odierna Unione Europea, la quale aspira in maniera nemmeno troppo obliqua al modello unico, una lingua, una cultura, un modo di pensare, di produrre, già solo per questo aspetto è negazione dell'idea dell'Europa, la quale idea dell'Europa, ripeto, esiste come pluralità irriducibile e sempre appunto al plurale. Questo è il punto fondamentale, per cui un'Europa che voglia imporre un modello unico a detrimento di questa pluralità è un'Europa che lotta contro se stessa, che lotta contro la sua stessa identità, è un'Europa che si nega. Ebbene, all'indomani di questa terribile strage stiamo assistendo già a un uso barbarico e orribile di quelle morti per giustificare una politica di tipo ideologico, in cui appunto il filosofo Adorno, ancora una volta Docet, l'unico senso della memoria delle vittime, Adorno pensava ad Auschwitz, ma la memoria si può attualizzare anche alle vittime più recenti, l'unico senso della memoria delle vittime è un senso pedagogico, evitare che tornino a ripetersi le tragedie della storia. Guai invece agli usi ideologici, come invece sta già accadendo all'indomani dei fatti di Francia, in cui si usano quelle morti per giustificare un inasprimento dell'ideologia europea, cioè di quell'ideologia che magnifica questa Europa come se fosse corrispondente all'idea di Europa e magnifica questa Europa come realizzazione della sola Europa possibile. Pensate anche solo ai discorsi, quelli sì, anch'essi terroristici, che si fanno intorno alla irreversibilità dell'Europa, laddove chiunque abbia una minima sensibilità filosofica sa che l'irreversibilità si applica agli eventi di natura e non agli eventi storici. Il terremoto è irreversibile, ma non un evento storico, no? Tant'è che appunto dopo l'89 stiamo tornando al Medioevo, quindi c'è una reversibilità chiara e conclamata degli eventi storici, peraltro. E quindi in questo scenario occorre riflettere su questi eventi andando controcorrente, andando contro questa coltre mediaticamente gestita che ci presenta un'unica verità indiscutibile, un unico modo di pensare, tale per cui chiunque osi anche solo mettere in discussione questa verità subito viene fatto passare per terrorista lui stesso, o per complottista, o per traditore della visione unica. Questo è lo scenario in cui ci troviamo e al quale si attagliano giustamente le parole dello Zarathustra di Nietzsche, che descriveva la società oggi compiutamente realizzata della morte di Dio, la società in cui nessuno pensa e tutti vogliono le stesse cose. Nessun pastore, un solo gregge. E chi osa pensare altrimenti se ne va da sé al manicomio, diceva Nietzsche. Ecco, credo che oggi più che mai si sia tragicamente realizzata questa situazione nei perimetri dell'odierna
Europa che mantiene questo nome, che è negazione stessa della sua realtà oggi, in verità, per tutte le ragioni e per molte altre che potremmo anche più estesamente esporre nel seguito della nostra conversazione. Questo per dire appunto che bisogna ragionare seriamente, criticamente sull'odierna Europa, anche alla luce degli eventi più tragici che l'hanno colpita in questi giorni e che puntualmente sono diventati oggetto di legittimazione di una più forte, di un inasprimento delle politiche europee stesse. Con questo non voglio dire che gli attentati sono stati fatti apposta, lì si entra nel complottismo, non ho alcuna competenza né alcuna conoscenza specifica per fare affermazioni di questo tipo, infatti non le faccio. Mi sia tuttavia consentito di dubitare, di esercitare un dubbio iperbolico cartesianamente intorno alla visione ufficiale che ci è stata propagandata. Non soltanto perché è compito del filosofo dubitare rispetto alle verità presentate inerzialmente come tali, ma anche perché, diciamocelo pure, questi video con cui ci hanno bombardato in questi giorni presentano tutta una serie di punti ampiamente discutibili, no? Questo per dire che noi non abbiamo mai a che fare con la realtà ormai. Il mondo postmoderno si caratterizza esattamente per il fatto che non c'è mai la realtà o un rapporto più o meno diretto con essa, ma c'è sempre una realtà, per così dire, mediatizzata. Su questo possiamo ampiamente attingere a maestri del pensiero come Baudrillard, Debord, tutti autori che hanno insistito molto a loro tempo su questi temi. Ad ogni modo, noi non abbiamo mai un rapporto diretto oggi con la realtà, ma sempre con una realtà mediatizzata, filtrata al setaccio dall'industria dei consensi, dal clero giornalistico e dal circo mediatico, che sostituisce l'essere con l'apparire, per cui è ciò che appare sullo schermo televisivo. Noi vediamo quello che viene fatto passare. Società dello spettacolo, diceva Debord, no? Che genera intanto una sorta di ottundimento e di passivizzazione degli individui ridotti alla nuova figura antropologica dell'homo videns, che è una figura passiva, che sta di fronte alla TV a recepire passivamente ciò che essa gli trasmette. E poi appunto accetta silenziosamente, come se fosse verità indiscutibile, quello che viene detto. Baudrillard, che prima citavo, parlava, secondo me, in maniera molto opportuna, pur da una prospettiva ampiamente discutibile dal mio punto di vista, parlava della televisione come il potere in salotto. È un potere che ciascuno di noi ha nel proprio salotto e che subisce silenziosamente, credendo che sia la verità, peraltro, senza cogliere l'aspetto coercitivo, da un certo punto di vista, di questo potere morbido, flessibile, coerente con le nuove forme del potere oggi. Quindi sia lecito far valere un dubbio iperbolico sui video che abbiamo visto, non soltanto per i fatti di cui si è discusso molto, come ad esempio il fatto che i cosiddetti terroristi hanno lasciato la carta d'identità in macchina, no? Che è una cosa incredibile, o questi video che raccolgono la scarpa prima di partire, nella Parigi, capitale europea, capitale anche del XXI secolo, da un certo punto di vista, attualizzando il discorso di bene, appunto non c'è polizia in giro, questi qui si muovono impunemente per la città armati e così via. Cioè, anche se uno volesse credere davvero a quello che dice la televisione, questi video sembrano fatti apposta per far sorgere dei dubbi, ecco. Eppure la cosa più inquietante è che non sorgono questi dubbi. Con questo, ripeto, non voglio essere tacciato di complottismo, perché non ho alcun elemento per dire che siano stati creati ad hoc, però che si possa legittimamente dubitare sull'autenticità di questo video mi pare che sia un dato di fatto, e che anzi sia complottista semmai chi non li mette in discussione, cioè è una cosa talmente evidente. Per cui, se mi domando, ed è il tema del nostro incontro, quale futuro per l'Europa, la risposta che mi viene naturale, spontanea fornire non è esattamente entusiasmante, perché mi sembra che il futuro più immediato sia un futuro che intanto riconferma il presente e semmai
inasprisce, rinsalda le contraddizioni del presente stesso. Ecco, questa Europa dell'euro e della finanza non è destinata rapidamente a crollare, secondo le ottimistiche visioni di alcuni critici dell'odierna Europa, ma semmai ha dalla sua tutta una serie di argomenti, anche alla luce delle ultime stragi, che probabilmente lasciano presagire un rinsaldamento, anzi, delle sbarre, ecco, di quest'odierna Europa. E queste immagini a cui abbiamo assistito dei caporioni dell'Europa che marciano uniti sono piuttosto inquietanti. Tra l'altro anche Prodi non si capisce cosa ci facesse lì in tutto ciò, no? Ecco, c'è dappertutto, però appunto una presenza, cioè, no, tra l'altro ingiustificata da un certo punto di vista, no? Per cui secondo me bisogna discutere seriamente su questi eventi. Io ad esempio, qui però si estenderebbe un po' il discorso, non voglio, ecco, poi abbiamo magari un dibattito su questi temi, anche da parte di certe forze politiche, ad esempio la Lega Nord, è stato fatto un'identità di una volgarità totale, ma passata così sotto silenzio, come se fosse naturale, tale per cui l'Islam è il terrorismo, no? Chiaramente prenderanno un sacco di voti dopo aver fatto questa equazione deficiente, però evidentemente attecchirà nell'immaginario, no? Perché appunto, che è come dire, il cristianesimo è la crociata, no? Gesù Cristo è la Santa Inquisizione, evidentemente, no? È un sineddoche perverso da un certo punto di vista, prende la parte peggiore e la si assolutizza come se fosse il tutto, laddove invece quello che viene evidentemente da notare è che anche questa attenzione sull'Islam, oltretutto quelli che hanno commesso questa strage erano francesi, anzitutto, cioè la prima cosa da notare erano francesi, quindi la prima cosa da notare è che ancora una volta l'attenzione viene spostata sul terreno religioso con un magnifico effetto di distrazione di massa rispetto alle contraddizioni economiche e sociali, di cui appunto non si parlerà più in nome di questa unione politica dell'Europa, che in realtà non c'è, perché l'Europa, quando anche noi volessimo ragionare senza la nostra pur magnifica tradizione europea, volessimo ragionare solo sul presente, si potrebbe dire tranquillamente, senza tema di smentita, come della famosa pipa, questa non è l'Europa, no? Questa l'Europa non esiste oggi. Oggi c'è la banca centrale, ci sono camere chiuse di gente che nessuno ha mai visto e soprattutto nessuno ha mai votato, che prendono le decisioni in luogo dei popoli europei, facendo sempre solo gli interessi del capitale contro quelli invece del popolo e dei lavoratori. Cioè, questo odierno Unione Europea, con buona pace delle anime belle, che siano in buona o in cattiva fede, è tutto da curare, ma chiamiamole anime belle con l'espressione hegeliana, tipo la Barbara Spinelli, per mettere un nome a tutto questo, che parlano di questa Europa come se appunto fosse appunto la realizzazione del progetto di Altiero Spinelli e così via. Dimenticano il fatto che chi invece ha studiato alla scuola di Marx ha ben presente che questa è l'Europa del capitale che uccide il lavoro, questa è l'Europa del capitale che rimuove la politica, leggi gli stati sovrani nazionali, e sostituisce entità appunto che nessuno ha eletto e mai votato, il mercato, che diventa esso stesso l'unica realtà sovrana, l'unica realtà sensibilmente sovrasensibile, direbbe Marx, che appunto è dotata di una sua materialità però teologica da un certo punto di vista, no? Capricci teologici del mercato, e che si impone in una forma che io chiamo di cesarismo finanziario, in cui si delegittimano totalmente le forme democratiche e vengono sostituite appunto con le decisioni sovrane del mercato, della finanza e delle politiche neoliberali. Per cui questa odierna Europa di cui siamo sventurati abitatori è effettivamente il trionfo del capitale contro il lavoro,
della finanza contro i popoli e più in generale è la situazione che con Gramsci io amo definire di rivoluzione passiva, cioè la rivoluzione con cui il capitale rinforza se stesso e la propria tenuta da un certo punto di vista. Ora, è un enigma storico fondamentale su cui però non voglio tediarvi, come forze che si richiamano almeno idealmente a Marx abbiano come obiettivo, come orientamento teleologico non la difesa dei popoli e del lavoro, ma la difesa dell'Europa, no? Di cui a me francamente non può interessare di meno realizzare l'idea di Europa, a me interessa realizzare l'idea di emancipazione, di diritti sociali, ciò che invece sta sparendo in nome dell'idea di Europa. Questa è una situazione tragica effettivamente in cui ci troviamo oggi, nella forma anche di una vera e propria, diciamo prima, macelleria sociale, no? Mentre questo capita, avviene il Job Act, ad esempio, di cui ovviamente non si parlerà più perché ci sono i terroristi, di cui bisogna parlare. Il Job Act, ancora stamattina mi capitava di discuterne al cospetto di uno del partito di riferimento del Job Act, che magnificava il Job Act dicendo sì, flessibilità e precariato, ma poi facciamo i contratti a tempo indeterminato, certo, con la possibilità di essere licenziati da un giorno all'altro, però. Che è come dire, chi ha il contratto a tempo determinato diventa un privilegiato, poi, perché almeno per 2 o 3 anni ha la garanzia di non essere licenziato. Laddove invece col contratto a tempo indeterminato, come se lo immagina il rottamatore postmoderno, sei a tempo indeterminato, ma licenziabile da un momento all'altro. Quindi sei a tempo indeterminato finché non ti licenziano, di fatto, no? Quindi capite che l'Europa, tutte queste vicende del terrorismo oggi diventano, ripeto, massimo rispetto, solidarietà alle vittime, ma diventano, rischiano di diventare una potente arma di distrazione di massa rispetto alle questioni ben più tremende che riguardano la vita di tutti noi. Chiaro che se continuano a dirci che se stiamo a Roma c'è il rischio del terrorismo, anche i disoccupati cominciano magari a pensare al terrorismo e dimenticano, ma credo che sia difficile che lo facciano, i loro problemi più contingenti, come arrivare a fine mese o anche a fine giornata. Quindi in questo scenario, quale futuro per l'Europa? Mi sembra che alla luce degli ultimi eventi non ci sia un buon futuro garantito. Io ho fatto un libro che si intitola Il futuro è nostro, che forse ha un titolo che andrebbe rivisto in questi giorni, perché è troppo fiducioso. No, in realtà non è fiducioso perché non è una formula di garanzia. Il futuro è nostro se ce ne riappropriamo, dato che il presente è loro, almeno il futuro può essere nostro se ci mettiamo, se ci adoperiamo per riappropriarci del futuro e dell'idea di un futuro alternativo rispetto al presente. Ecco. Sicuramente il futuro più immediato non sarà nostro. Però occorre anzitutto avere coscienza di queste contraddizioni in cui ci troviamo, se no continuerà a dominare pervasivamente il pensiero unico. E come Federico voglio chiudere anch'io con una citazione, appunto per nobilitare la tradizione europea, appunto di cui ci riconosciamo figli e in nome della quale critichiamo l'odierna Unione Europea, ed è una citazione che anch'io desumo dal grande poeta Hölderlin, il quale diceva: lungo è il tempo ma si fa evento il vero, lungo è il tempo ma si fa evento il vero. E mi fermo. Grazie. Grazie per questo dibattito, interventi molto nobili, e aggiungo solo più una cosa: va tutto bene, la teoria è una bella cosa. In pratica torno di nuovo all'aspetto reale, perché il patto di stabilità è di nuovo una cosa vincolante, perché oggi il comune di Borgo ha 2 milioni fermi e non può spendere. Questa è un'altra grande discrasia dell'Unione Europea, dove comunque siamo sottoposti. Borgo San Dalmazzo ha avuto in 3 anni una diminuzione di investimenti di 1 milione, oggi ci riduciamo a 200.000 euro, 300.000 euro su un bilancio di 12 milioni, quindi fa ridere. Non siamo neanche ad asfaltare le strade, questo è il grande, certo. Che comunque indirettamente è colpa di un'Europa che non funziona. Un'altra cosa, le direttive. Mi viene in mente, scusa se ti interrompo, quel noto film di Fantozzi in cui arriva
Fantozzi storico, no? Il Super Fantozzi si chiama, dove a un certo punto arriva Robin Hood a dare i soldi rubati ai ricchi e ai poveri, gli dai i soldi, e poi Fantozzi va dalla sua moglie, siamo ricchi, fina, arriva Robin Hood, dice, rubo i ricchi per dare ai poveri, li porta via. Quindi anche a voi vi danno i soldi dall'Europa, li avete, però quelli portano via. Dall'Europa i fondi strutturali, ai quali saremo nel 2014-2020, i prossimi fondi saremo anche lì, di nuovo speriamo cercare di recepire quelli che sono i fondi e magari intercettare i fondi strutturali, ma e mi riferivo anche alle direttive, noi recepiamo le direttive, regolamenti, leggi, cioè tanto diritto, ma poi alla fine la politica conta poco, quindi siamo irregimentati, anche ingessati da quelle che sono le direttive europee, che mi pare poi andando a Nizza non sia proprio così la percezione, ecco, reale, cognitiva di una persona normale come siamo tutti noi, non filosofi e economisti, sembra che ci sia un'Europa a più velocità, le direttive, c'è quella premura dell'Italia, giustamente poi se no ha delle incappa delle multe, quindi parliamo dei rifiuti, parliamo delle famose percentuali da raggiungere, 60% di rifiuti, dove dobbiamo adeguarci alle direttive, poi la percezione andando solo a 25 km di qua, passando a Tenda, non mi sembra più tanto così. Allora dico, le barriere tarifarie le hanno tolte, ma le non tarifarie, quelle dei servizi, liberi servizi, non più, perché se io vado a Tenda o a Bray o a Nizza, prendo un assegno in euro, scusate, e poi lo porto nella mia banca, minimo mi chiede 15 euro, quindi c'è qualcosa che non funziona. Allora va bene la filosofia, va bene anzi fare discorsi filosofici, va bene fare dei pensieri molto profondi, però poi nella concretezza penso che questa Europa non funzioni. Io adesso non so, non sono un vaticinatore, non sono un profeta, non so cosa succederà, però ecco, sicuramente abbiamo bisogno di cambiare radicalmente, altrimenti non ci sarà un futuro anche per i giovani. Sì, bene prima tu, la flessibilità, contratti ad interim, tutti i termini che noi nati molto prima di voi negli anni 80-90 non conoscevamo, cioè uno entrava nel mondo del lavoro, aveva la certezza, la sicurezza di finire in quell'azienda il suo percorso lavorativo, oggi non è più così. Ma non è in America, non è che esci da un posto di lavoro e poi ne trovi un altro in pochi mesi. Oggi non è più così, non c'è flessibilità in questo, anche a Cuneo dintorno, non è che esci da una fabbrica poi trovi un'altra fabbrica a 50 metri o un chilometro, non è più così, neanche a Torino. E questo è il grande impoverimento che abbiamo avuto in un territorio che sicuramente ha dato molto l'Italia, adesso non per essere leghista, ma mi scuso con l'amico Bruno, ma ecco, alla fine abbiamo dato molto alla nostra Italia e non abbiamo ricevuto abbastanza, non c'è quella equiparazione di quanto abbiamo dato. E vedo ancora oggi, e cambio discorso, quante persone, quanti giovani stanno andando all'estero, dove c'è più aspetto meritocratico, dove c'è più un aspetto verticale, dove si può fare una carriera, anche partendo da un cuoco, comunque da un lavoro abbastanza semplice. Cosa che oggi qui non succede più, e ho tanti amici di famiglia che sono andati all'estero, in Inghilterra, in Germania, ecco, tante famiglie che stanno, ecco, questa è la grande realtà, un'Europa che non funziona in Italia, magari funziona altrove, in Inghilterra, in Francia, ma non funziona più qui, quindi l'austerità ci ha impoveriti, allora tutto questo impoverimento, restrizione non fa sì che riparta magari la domanda, che non riparta un'economia di domanda, appunto di spesa, cioè 1.500.000 lire di 10 anni fa, oggi non vale più di 800 euro, cioè, il potere d'acquisto è cambiato notevolmente, pur siamo in deflazione, i prezzi stanno abbassando, non c'è fiducia, i tassi di interesse sono prossimi allo zero, quando vai in banca, a parte un fido che te lo fanno neanche con gli occhiali, devi avere una garanzia, 10 decuplicarlo, ma oggi con fido anche di 20.000, paghi 3, 4, 5.000 euro all'anno di interessi, cioè, allora questa è la grande, ecco, la finanza che sta impoverendo le aziende e le famiglie e le persone, quindi è evidentemente un'Europa che non funziona. Quindi, neanche in Germania funziona, peraltro, che dovrebbe essere il vagone trainante, perché... Però in Germania comunque la locomotiva, l'economia va meglio, comunque le aziende... si valuta però, dal lavoro se funziona oppure no, in Germania... A proposito di flessibilità e precariato, investimento, c'è di più investimento nel know-how, nel sapere. Cioè, parlavo l'altro giorno con gente che ha fatto l'università a Pisa è gente di eccellenza, hanno dovuto andare
in Germania per portare un proprio progetto, cioè le start-up, cioè finanziare un'idea, non c'è più qui, non c'è. Cioè, se vado in banca con un'idea, cioè mi accompagnano alla porta. Ma se tu guardi i contratti con in Germania, sono contratti detti mini job, 400 euro al mese. Cioè, abbiamo pure, però qui c'è poca speranza. Io non voglio inculcare i giovani numerosi qui delle negatività, però se non si cambia radicalmente, veramente il futuro è grigio. Poi appunto in Europa, che secondo me non funziona, ma anche nella praticità, arriva un francese qua e viene multato in divieto di sosta, hai voglia di andare a recuperare i soldi, ecco questo, allora dove sono? Dov'è l'Europa? È successo a Borgo, abbiamo dovuto pagare un sacco di soldi per una persona che poi ha avuto un divieto di sosta qui a Borgo e non abbiamo più trovato in Francia, questo cioè, sicuramente qualcosa non funziona. Allora termino anch'io con una citazione, come diceva il vostro amico Platone 2500 anni fa, diceva la filosofia cioè non si può fare con le parole, con i discorsi, cioè serve anche, però se ne stanno lì come statue di sale dove tu fai delle domande e non hai risposta, allora ci vuole una visione, come avete anche detto voi oggi, ci vuole la praxis, ci vuole praticità, bisogna agire, partire dal basso, magari chiederci, farsi anche delle domande fondamentali. Vedo che comunque c'è poca anche partecipazione politica, anche alla cosa pubblica, all'interesse pubblico, alle cose che ci appartengono e che sono nostre, e mi dispiace dirlo anche da parte dei giovani, non c'è più interesse in quella politica con la P maiuscola, con la polis, a cui prima accennava Federico, quella polis dove c'era l'interesse, il bene pubblico, dove si cerca di operare per tutti. Trovo che c'è poca adesione, magari c'è lo scoramento, sicuramente la delusione, con tutti gli scandali che succedono in Italia, corruzione, siamo il primo paese forse in Europa per corruzione, quindi non è un buon esempio per i giovani. Però io penso che ci sia ancora una parte buona, una parte positiva, sana dell'Italia, che è di lì che dobbiamo ricominciare a rilanciare l'Italia attraverso il lavoro, attraverso l'occupazione giovanile. Certo che le risposte sono difficili, non si hanno, perché non ce l'ho io, però appunto vedo da sindaco quello che sta succedendo. Se andando avanti così ci scantiamo. Ecco. Poi adesso la Grecia vuole andare a negoziare un debito che a mi pare 280 miliardi, se Tsipras sarà eletto andrà a rinegoziare, vorrà calare il debito, che mi pare che l'80% sia un debito pubblico, quindi che appartiene ai vari stati, non so dove andremo a finire, sicuramente l'aggiusteranno. Però mi domando e dico anche, la Germania nel 53 mi pare che ebbe uno sconto del 50%, allora se c'è già un precedente, non so se la Grecia, che vale l'1% del PIL europeo, avrà tutto quel potere contrattuale, però oggi è un segnale molto importante, la Grecia vuole uscire dove mi pare che non possa, perché è irreversibile, il trattato, l'articolo 140 dice proprio irreversibilità, non puoi uscire dall'euro perché comunque è stato fissato il tasso fisso appunto dell'euro sulla base della tua moneta e sarà difficile uscire. Certo, non sono come in America che certo l'Arkansas se vuole uscire non esce, però sicuramente è diverso, però la Merkel prima ha detto che era d'accordo, oggi fa marcia indietro, giustamente, perché se iniziamo a perdere anche dei piccoli paesi come la Grecia, poi magari si allarga la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda e anche l'Italia, quindi questo sicuramente dopo il 25 sarà molto importante vedere cosa farà la Grecia, cosa farà, non voglio essere noioso, Mario Draghi giovedì prossimo 22, quando vorrà appunto acquistare titoli di debito pubblico degli stati, cosa, se questo avrà, io penso poco, però se avrà un'efficacia sulla vita di tutti noi, questo, se no parliamo sempre su cose astratte che passano sulle nostre teste, noi continuiamo a impoverirci, continuiamo a perdere il lavoro, continuiamo con le aziende, a perdere anche delle aziende, Borgo ne ha perse alcune, anche delle multinazionali che oggi si sono ristrette moltissimo, dove comunque il comune non conta più niente, ci sono delle scelte fatte sopra lo sindaco, sopra l'istituzione, questo sicuramente non va bene, quando arrivano a sfruttare il territorio va bene e creano anche posti di lavoro, quando vogliono andare via, quando vogliono fare l'outsourcing, quando vogliono andare comunque a produrre altrove che costa di meno, non lo dicono, se ne vanno via, noi perdiamo decine e decine o centinaia di posti di lavoro, vedasi l'Alpitour, vedasi anche adesso Italcementi e tante aziende, non voglio continuare, non voglio sicuramente infondere negativismo, però ecco, l'Europa deve cambiare, sicuramente.